Anch'io cerco di essere molto, molto sintetico, un applauso, veramente un applauso a questo crescendo di consapevolezza, di cittadinanza attiva, di rete, di sinergia, è quello che fa la differenza, no? nella piatta situazione in cui non si riesce ad uscire a rivendicare i propri diritti. Veramente un applauso, stiamo crescendo. L'osservatorio civico lo stiamo già costruendo la banca dati delle sentenze, delle informazioni, non soltanto per la questione delle concessioni balneari, ma anche per la questione della linea di costa, delle speculazioni sulla linea di costa, della vicenda Waterfront e di altre questioni che riguardano il territorio, la gestione del territorio. Su questo stiamo intervenendo, a partire dal mare, perché il mare ce l'abbiamo più vicino, ma sono i beni comuni, la rivendicazione sui beni comuni che stiamo mettendo in campo in varie forme, con varie relazioni. Quindi prima questo applauso, poi invece un'osservazione di tipo generale, di tipo politico, bisogna farle, perché altrimenti siamo sempre nel dettaglio. Ma il punto, la domanda che vi dovete fare è: perché siamo arrivati a questo punto? Perché c'è questa situazione? Come è potuto accadere che le cose scritte, i principi scritti nella Costituzione sono rovesciati, sono capovolti? Il patrimonio pubblico non è più patrimonio pubblico, è patrimonio privato, è monopolio privato. Ma come è possibile? Di chi sono le responsabilità? Chi è il responsabile? L'imprenditore? Il capitale, l'economia, certamente. Qui abbiamo una situazione nel sud Italia che è un po' far west, questi imprenditori del sud Italia sono un po' straccioni, anche da altre parti, però insomma qui non è che c'è proprio imprenditoria sana, non c'è proprio. Parlo. Non c'è proprio un'imprenditoria. Piano. No, vabbè, è enfatico perché i punti, come dire, un po' da sottolineare, è di chi è la responsabilità? Qui non è che abbiamo una vera e propria imprenditoria sana, e poi comunque gli imprenditori in questo tipo di contesto economico, che cosa sono andati a catturare in questi ultimi anni, finita la produzione dei beni, delle merci, eccetera? Sono andati a lucrare sulle risorse naturali, sulle risorse, sui beni comuni, sui boschi, sui laghi, sulle montagne, sul mare, sulle spiagge, sul patrimonio abbandonato, i tanti luoghi abbandonati del patrimonio pubblico, è là che si cerca di lucrare. Quindi questi imprenditori stanno facendo il loro mestiere, quello di continuare a lucrare e a fare profitto anche su quei residui. Poi c'è il pubblico, il sistema pubblico, le amministrazioni, lo Stato, le regioni, gli enti locali, e lì abbiamo visto l'inefficienza, la collusione, la complicità, l'affarismo, la malavita, la camorra che si intreccia nella gestione del territorio insieme all'amministrazione. Quindi da questo sistema pubblico attuale, da questa classe politica, ci stiamo aspettando le risposte? Ci aspettiamo le risoluzioni? Ci aspettiamo i programmi di risanamento ambientale? Sì? Allora andiamo al terzo soggetto, perché il privato l'abbiamo menzionato, il pubblico l'abbiamo menzionato, i cittadini. Beh, siamo stati un po' fermi questi anni, siamo stati un po' passivi, non abbiamo sentito l'interesse pubblico, la cosa pubblica, l'etica pubblica, non l'abbiamo sentita in questi anni. Se siete disponibili adesso cominciate sul serio, si esce un po' di più, si sta un po' più insieme, si ragiona, si progetta e si programma l'azione. Questa azione di coordinamento civico è interessante, perché abbiamo detto è culturale in primis, politica perché stiamo individuando le strade politiche, e anche legale, perché c'è da utilizzare la magistratura, non solo, dobbiamo mettere insieme i tre livelli, e solo se mettiamo insieme i tre livelli non è che possiamo sperare solo nella magistratura, dobbiamo utilizzare magistratura, livello politico e livello culturale. Poi un'osservazione importante è sui nostri, le rivendicazioni precise che abbiamo fatto, ce ne sono diverse, oltre all'osservatorio civico risorsa umane c'è un ultimo punto, noi chiediamo, non è Claudia, chiediamo i nuovi bandi, noi chiediamo l'azzeramento delle forme di regolazione della gestione del territorio attuale, un azzeramento, perché le forme di regolazione non hanno funzionato, i controlli non ci sono stati,
e in più vanno anche riviste, perché man mano che l'evoluzione cambia, le tecnologie arrivano, i soggetti arrivano, i bisogni arrivano, cambiano pure le regole, o no? O no? E allora noi chiediamo una riregolazione che non soltanto fa il riproporzionamento del diritto alle spiagge libere rispetto alle spiagge private. È altro che, cioè, noi come vogliamo superare la regione Lazio 50-50, noi vogliamo andare in regione Campania con una maggioranza di spiagge pubbliche rispetto alle spiagge private, eccetera, sempre che facciano veramente servizi turistico-ricreativi di livello e di qualità. E poi vogliamo introdurre un'altra cosa, cara Claudia, cioè noi vogliamo introdurre che in questa dimensione delle spiagge libere ci sia anche la nuova prassi delle gestioni pubbliche e partecipate. Cioè nel patrimonio pubblico, nel bene comune, bisogna individuare delle forme, dei modelli che prevedono anche la partecipazione delle collettività, costruite in cooperative di comunità, che possono prendere parte direttamente insieme al pubblico alla gestione di queste spiagge libere. Quindi questa è anche un'idea su cui lanciamo un appello a cominciare a ragionare sul bene comune, sul patrimonio pubblico. Bisogna immaginare delle forme anche di gestione collettiva, organizzate in cooperativa, col modello della cooperazione, però bisogna immaginarlo, non dobbiamo lasciare solo al privato e al pubblico, perché ci sono già in atto regolari, istituite, legittime, normate, anche delle altre forme. Noi le rivendichiamo, e intanto rivendichiamo subito una cosa: a questa azione dobbiamo dar seguito ad altre azioni. Se ci fermiamo qua, non abbiamo concluso niente, oggi vi abbiamo raccolto, la petizione è un passo, ma ci sono anche altre azioni. Una di queste è proprio prossima, 14 luglio, azione simbolica, azione culturale, ci sarà la presa della battigia sia di Licola, sia di Luculino, sia di Arco Felice, insomma delle nostre spiagge. Noi vi chiediamo di partecipare e dare seguito alle azioni che abbiamo messo in campo. Grazie.